Cresce l'occupazione ma è più precaria. Secondo l'Istat, ad aprile si confermano i segnali di ripresa dell'occupazione nell'anno in corso. Su base annua, la crescita dell'occupazione si concentra nei più giovani e soprattutto negli over 50, per effetto sia dell'aumentata età pensionabile sia dei fattori demografici. La disoccupazione è tornata sui livelli della seconda metà del 2012, il mercato del lavoro si è trasformato, è aumentata la quota delle donne occupate, i lavoratori sono più anziani e si contano più contratti a tempo determinato. Ore cruciali per la formazione del governo e intanto si apre lo scontro nel Movimento 5 Stelle sul possibile ruolo di Fratelli d'Italia. Due vertici a Montecitorio tra i leader di 5 Stelle, Lega e gli ex AN per sbrogliare la matassa dell'esecutivo in fase di gestazione da ben 85 giorni. La base pentastellata è in fermento per il possibile ingresso in maggioranza del partito di Giorgia Meloni. Al vaglio anche l'eventualità che Paolo Savona venga spostato agli esteri. È Paolo Gentiloni l'uomo che può unire il centro-sinistra, a dirlo Walter Veltroni in un colloquio con il fondatore di Repubblica Eugenio Scalfari. Se nascerà un governo di centrodestra, osserva Veltroni, non ci sarà più nulla da festeggiare. Importanti conquiste civili e sociali saranno messe in discussione. L'ex segretario del Partito Democratico invita ad affidare a Gentiloni il compito di ricucire politicamente l'identità del PD con un gruppo dirigente plurale. Bisogna cercare energie nella società, nelle lotte popolari, nella cultura, dice l'ex sindaco di Roma. Storie di donne senza dimora, il fenomeno in costante aumento è raccontato sull'ultimo numero della rivista di strada Scarpe de Tennis, in vendita da domani. Un modo per raccontare le storie di chi ha vissuto momenti di grave difficoltà e li ha superati grazie alle reti di accoglienza. Le statistiche, fa sapere il SIR, ci dicono infatti che il fenomeno è in aumento. All'interno del numero tante vite, tra cui quella di Leda, finita in strada al termine di una relazione, e Tiziana, che dorme in una struttura di accoglienza, ma sogna il mare.